quando l'uomo deve riuscire a capire come ragiona, ha alla sua base lo stesso impianto che scende dal generale e arriva al particolare. Noi dobbiamo puntare a riconoscere che i concetti sono messi in relazione a un sistema numerico che deve portare alle stesse conclusioni. Quale conclusione importante avevamo ottenuto come partenza? Il metro e il decimetro. Scendendo dal metro alla dimensione strutturale, noi avevamo attuato correttamente il calcolo della potenza negativa data da metri 10 elevato a meno 10, ossia come tutto quanto agisse su metri 10 elevato a 10 per unificarli. Metri 10 alla meno 10 è la struttura materiale dell'atomo. Ebbene, la struttura materiale del nostro linguaggio cerebrale deve essere la stessa struttura. Il metro deve corrispondere a un metro anche della nostra mente usato per determinare l'unità. A partire da che cosa? A partire dai singoli contributi della struttura di una parola. Noi una parola la strutturiamo usando lettere. Innanzitutto ci rendiamo conto che dobbiamo avere un dispositivo di lettere che siano in un numero preciso, poiché la tridimensionalità dello spazio avanza 7 volte per raggiungere il suo intero, ossia, poiché partendo sempre da 10 elevato a 10 come dal totale, se noi lo dividiamo per un volume unitario di massa dato da 10 al cubo, 10 elevato a 10 diviso 10 elevato a 3 determina 10 elevato a 7 come tutto il moto del quantitativo unitario della massa quantificata 10 al cubo, ossia 10 al cubo si muove di 10 alla 7 in 10 alla 10. Allo stesso modo con il quale, eliminando la stessa base, noi diciamo che 3 si muove di 7 nel ciclo 10. È la stessa cosa, solo che mentre noi, riferendoci agli indici, attuiamo delle somme, quando ci riferiamo alle potenze avente quegli indici, attuiamo dei rapporti. Per cui la divisione 10 elevato a 10 diviso 10 al cubo uguale 10 alla 7 diventa la sottrazione tra gli indici, per cui 10 meno 3 uguale 7. Quindi 7 è tutto lo spostamento lineare che esiste nella natura fisica. A livello tridimensionale dobbiamo avere una lunghezza di 7 per la x, 7 per la y e 7 per la z, cioè 21. Quindi noi dobbiamo dividere tutto il quantitativo globale in modo da avere una variazione determinata da 21 lettere. E ci accorgiamo che la lingua italiana ha questa variazione, perché le lingue sono variamente espresse, ma l'italiano racchiude con il suono I quello che per esempio nella lingua inglese è espresso dalla I, dalla Y e dalla iota. Oppure la C in italiano è una sola lettera, mentre invece la C e la K
sono due modi diversi di esprimere la stessa C in altri alfabeti che hanno più di 21 lettere. Quindi l'alfabeto italiano è quello ideale perché veramente riduce all'osso i singoli suoni. E se vogliamo controllare a questo punto che il metro, che è determinato dal ciclo 10 della struttura, quando parte da 10 e va a 10 alla 10, e quindi noi consideriamo 10 come il numeratore, e prendiamo in considerazione l'alfabeto A, B, C, D per calcolare qual è la decima lettera, e scopriamo che la decima lettera è la L, e che l'uomo storicamente ha chiamato Dio, ossia il metro di tutto, Ele, Eli, Allah, El, ci rendiamo conto che l'uomo non è abbandonato a se stesso o al suo insignificato intuito, ma veramente ha un intuito che non è una cosa così affidata a chissà quale qualità, ma è una vera e propria lettura di cosa sia usato dalla mente per rappresentare il mondo, perché anche il mondo che noi vediamo è rappresentato assegnando valori qualitativi alle quantità. Quando noi vediamo luce, colori, masse, eccetera, come forme cerebrali di una immaginazione assegnata alle varie quantità, noi facciamo la stessa cosa che quando assegniamo alle quantità delle lettere, ma con una differenza, che la lettera è essenziale. Noi possiamo, per esempio, vi faccio capire, dire che N sono tutti i numeri possibili e immaginabili. N è l'espressione ideale di un numero. Ebbene, N, come vedete, è un concetto che supera la differenza reale che esiste tra il numero 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va al senso essenziale di un numero. Allo stesso modo, se io qui nel reale voglio trovare, nel reale che è definito, voglio trovare l'infinito, non riesco, è impossibile, perché dovrei metterci dentro tutte le infinite quantità che, essendo infinite, non possono essere comprese in quanto sia definito. Ma ecco che la mente supera questa cosa attraverso il concetto, perché quando io definisco il termine infinito, ecco che sono stato capace di definire perfino quello che è senza una possibile definizione. In base a che cosa l'ho fatto? Attraverso il concetto. Vedete, il concetto dello spirito ha una capacità che supera di gran lunga la capacità reale. Quindi diciamo che il concetto è la sintesi di tutte le quantità legate a cose che sono diverse. Per esempio, albero è sia l'albero di fico, sia l'albero del platano, del pioppo, del pino, e è un qualcosa che racchiude il senso assoluto di tutto ciò che sia albero. È un valore astratto, ideale, che fissa come uno solo il concetto di albero. Questo concetto ha la capacità rappresentativa di rappresentare ogni albero, allo stesso modo che il metro, essendo l'unità di tutto lo spazio, ha la capacità di rappresentare tutto lo spazio, perché il numero 1, il metro è 1, quindi il numero 1 esprime sia
il rapporto 1 a 1, che 2 a 2, che 3 a 3, che 4 a 4. E quindi il numero 1 ha la stessa capacità ideale di essere la sintesi del senso ultimo delle cose. Quindi quando il senso ultimo delle cose, la sintesi assoluta, il significato ultimo di una cosa è Dio, allora Dio è il metro di tutto questo. E la nostra mente che ragiona lo sa e lo valuta 10. E lo valuta come la decima cifra. Ora voi direte, ma è una combinazione che l'ordine numerico sia stato fissato come A, B, C, D, E. Poteva essere fissato benissimo in un modo diverso, tanto che la decima lettera non fosse la L, ma un'altra lettera. E invece noi siamo arrivati a questo ordine proprio attraverso l'intuizione, ossia la lettura vera, ma inconsapevole, di quante sono le condizioni essenziali su cui noi ci basiamo. Tanto che la lettera A, che riconosciamo come A, veramente il nostro cervello la configura come il ciclo atomico di 10 angstrom. In questa maniera la struttura essenziale del nostro ideale diventa la stessa struttura atomica del metro, quando noi come metro collochiamo l'essenza assoluta, unitaria di ogni cosa, ossia quello che la religione chiama Dio. Noi valutiamo ogni cosa in base alla sua struttura atomica. La valutiamo e poi usiamo la nostra mente per rappresentarla in termini reali che ci portano a un solo albero, ma quando consideriamo la parola albero nel linguaggio italiano, arriviamo al valore totale e sintetico. E il totale della parola è il concetto generale che è usato come termine di riferimento che deve traguardare la parola albero. Ma noi, se usiamo le stesse lettere per organizzare questa parola, mentre abbiamo lo stesso contenuto, e qui è la capacità grandiosa della nostra mente di mettere in relazione tra di loro cose diverse, cose opposte, quando cambiamo l'ordine, e qui voglio tirarvi fuori la parola Roma, che stranamente è uguale, ma opposta nell'ordine alla parola amor. Quando noi calcoliamo il valore totale della parola, che ha le stesse lettere, e arriviamo al numero 41, ci rendiamo conto che 41 è il valore totale, ma può essere visto in modi diversi, pur non variando, a seconda della prospettiva che noi attuiamo, ossia di quale quantità consideriamo più importante, e poi seconda in importanza, e poi terza in importanza, e poi quarta. Per cui succede che se noi consideriamo la parola amor, vediamo che riconosciamo che la cosa più importante è proprio la base di partenza del ciclo atomico 10. Poi c'è la M, che è la undicesima lettera,
e esprime il 10 alla 10 come soggetto di un movimento che è esattamente 10. E quindi la M è tutto l'avanzamento lineare di questa unità. E poi abbiamo la O che è 13. 13 è 10 elevato a 10 moltiplicato 10 al cubo. Poiché 10 al cubo è tutto il volume, noi osservando solo gli indici, attraverso 10 più 3 uguale 13, abbiamo che 10 è tutto. 3 è il volume dello spazio tridimensionale, per cui 13 è lo spazio tridimensionale che si muove interamente di 10. E quindi stavolta non è l'unità del ciclo atomico che si muove di 10, è il volume atomico che si muove di 10. Ma sappiamo benissimo che 3 è l'espressione dei soli tre versi positivi della tridimensionalità x, y, z del sistema cartesiano. Esistono anche i tre versi negativi. Quando consideriamo non solo i tre versi positivi, ma anche i tre versi negativi, e quindi abbiamo che sono 6 i versi, con 16, ossia 10 più 6, abbiamo che lo spazio nel suo complesso, rappresentato da 10 al cubo per 10 al cubo, che è poi 10 alla 6, abbiamo che il 6 si muove interamente di 10. Quindi, la parola amor considera prima il soggetto assoluto, fondamentale del movimento, che è l'elemento atomico strutturale. Poi lo considera mosso interamente di 10, poi lo considera nel volume mosso interamente di 10 e poi lo considera nel volume complesso mosso interamente di 10. Il risultato è amor che esprime in perfetto ordine il susseguirsi di una natura che è sempre più articolata, sempre più descritta, prima in valore assoluto, poi nello spostamento assoluto lineare, poi nello spostamento assoluto del volume, poi nello spostamento assoluto del volume complesso. E a mano che noi inseriamo elementi di una unità, ma nel suo sempre più approfondito complesso, noi abbiamo articolato il concetto amor come tutto questo perfetto ordine che esista. Quando noi lo stesso contenuto lo mettiamo in ordine di importanza esattamente ribaltata e partiamo dalla parola e dal concetto Roma, noi valutiamo per prima cosa il realismo dato dalla dimensione complessa 10 al cubo per 10 al cubo che si sposta di 10 alla 10 ed è la lettera R. Poi scendiamo nella dimensione solo reale del volume 10 al cubo che si muove di 10 alla 10 ed è la lettera O e abbiamo Rho. Poi consideriamo solo lo spostamento lineare che si muove in assoluto, ossia 10 moltiplicato 10 alla 10 ed è la lettera M. Infine consideriamo per ultima l'unità vera dello spostamento. Insomma, noi abbiamo attuato esattamente un ordine a rovescio. Il risultato del concetto della parola Roma è proprio un ordine seguito sulla base della forza, ossia di quanto ha più grandezza perché
è più complesso e tira in campo sempre delle questioni più complesse. Per cui la cosa più complessa che esista è la lettera R. E Rho, che corrisponde in termini numerici al 16 più 13 ed è 29, è esattamente quanto vi sia di unitario nello spostamento totale 30, in cui il 30, espresso in dimensioni atomiche, non è altro che un metro cubo, dato da 10 alla 10, ossia un metro, per 10 alla 10, ossia un altro metro, per 10 alla 10, ossia un altro metro. 30 è un metro cubo. Quando noi da un metro cubo sottraiamo 1, significa che da 10 elevato a 30 dividiamo 10 e otteniamo 10 alla 29 come tutto il movimento di un ciclo atomico in tutto un metro cubo, ossia nel nostro metro, poiché il nostro metro è l'assoluto nella sua unità, ossia Dio, abbiamo che 29 è proprio quel Rho del termine Chi Rho che identifica Gesù Cristo. Questo sistema è dedotto tutto quanto in termini di logica perfetta e deduttiva, tenendo conto lo stesso criterio metrico che noi abbiamo usato per identificare la natura fisica e tenendo conto che noi, quando argomentiamo qualcosa e usiamo il linguaggio, poi, mentre rappresentiamo la natura, facciamo come quando noi riproduciamo la natura. Ora, noi abbiamo usato inizialmente un sistema per rappresentare la natura in un film poggiato sulla pellicola, la quale, mentre evidenziava le scene una dopo l'altra, aggiungeva all'esterno una colonna sonora. Quindi avevamo due sistemi rappresentativi diversi che non avevano una relazione reciproca. Ma quando con il sistema legato al ciclo binario che porta poi, per esempio, al DVD, che è una sequenza di ordini binari 1 e 0, essere o non essere, e con questo sistema noi creiamo un linguaggio, cosa facciamo? Calcoliamo questa logica che ci porta alle qualità. Usiamo la stessa logica che ci porta al suono. È la stessa logica, tanto che possiamo sovrapporre l'una all'altra attraverso calcoli, che possiamo fare proprio perché la logica è la stessa. Come noi non possiamo sommare mele a pere, così non potremmo sommare le qualità che ci portano all'immagine, alla qualità che ci porta al suono, se noi non avessimo veramente rappresentate sia le qualità formali, sia le qualità concettuali del linguaggio, ricorrendo alla stessa sistematica rappresentativa. Quando la sistematica rappresentativa è la stessa, noi possiamo sovrapporre al sistema che ci porta alle immagini il sistema che ci porta ai suoni, in modo tale che poi, attraverso i suoni, noi possiamo riprodurre gli stessi concetti che noi usiamo e quindi possiamo anche rappresentare il linguaggio, il suono, in un modo unico e tale che da una stringa noi poi si possa estrarre sia il suono
sia quello che è funzionale alla vista dell'immagine. Ecco, questo processo è identico, fatto dal nostro cervello. Noi non seguiamo due sistemi diversi per la rappresentazione del mondo. Per cui se noi usiamo la rappresentazione del mondo a partire dalla struttura atomica del mondo per arrivare a certe forme esterne così concepite e formalizzate dalla nostra ragione, è evidente che stiamo usando lo stesso sistema per giungere anche alla forma della nostra immagine cerebrale assegnata alle lettere quando esse sono la astrazione assoluta di una cosa. E quindi andiamo a raggiungere la possibilità come soggetti viventi di astrarre da tutto quello che noi vediamo il significato ultimo e essenziale che è posseduto. È un'operazione molto difficile che ciascuno di noi compie, anche quando il soggetto vivente che abbiamo di fronte magari è uno stupido, è uno poco intelligente, ma è uno scatto veramente assolutamente grandioso fatto dalla mente umana, perché noi crediamo che la parola sia un semplice aggancio a un contenuto assolutamente senza alcun criterio, semplicemente per la casualità di avere chiamato amor quello che è il perfetto ordine essenziale che esiste in tutte le cose, ma vediamo benissimo che non è così, perché la parola amor è veramente l'ordine che, come abbiamo visto, mette in sequenza i vari sistemi successivi di ordini nei loro riferimenti assoluti e complessi. Possiamo fare dei riscontri per vedere se poi è vero, perché una volta che si fa una ipotesi, noi possiamo andare a vedere se essa è verificata nella realtà. Se noi organizziamo sotto una montagna, il Gran Sasso, una centrale di captazione, possiamo vedere se su una lastra fotografica arrivano dall'universo esterno delle particelle che non sono state trattenute dalla massa della Terra. Ecco, si va a riscontrare le ipotesi, perché non possiamo sapere che cosa trovare se non lo cerchiamo. Così accade anche in relazione a quello che vi ho detto io. Io vi ho verificato una ipotesi, tutta da verificare, ma in che modo possiamo fare la verifica? Possiamo semplicemente controllare se poi questo è vero.